gentile. In questa storia che cosa c'è? Gentile, vi dicevo, è quello che ha avuto la discepolanza accademica, perché Gentile era un professore universitario, anzi era un mostruoso barone universitario, perché essendo povero naturalmente aveva investito sulla carriera accademica, non era un latifondista come Croce, e essendo bravo era andato in cattedra subito, ed essendo anche abile si era costruito una rete di potere e pressione anche, mettendosi poi al servizio del fascismo, che diceva che uno squadrista è meglio che 10 filosofi, e finendo ammazzato dai partigiani uno che, benché repubblichino, tentava di evitare le alcune atrocità della guerra civile. Fosse sopravvissuto, avrebbe visto i propri allievi diventare comunisti, proprio. Cosa facilissimo, cosa facilissimo sulla base, tanto perché Togliatti amava svisceratamente ogni filosofo e ogni intellettuale e ogni grande borghese e ogni studioso, perché sapeva, credeva di sapere come si fa a fare politica, cioè credeva nel concetto di egemonia, nel concetto di blocco storico che trovava in Gramsci, e credeva che chi è stato un grande, grande filosofo non comunista abbia in sé la capacità, soprattutto davanti a ciò che era successo in Italia, la capacità di liberarsi degli schemi sbagliati e di essere coerente con il trend necessario della filosofia, necessario, cioè di diventare prassi comunista, non di diventare prassi e basta, di diventare, come aveva fatto Gentile, la filosofia di diventare prassi comunista. È una partita di famiglia, la partita fra Gramsci, Togliatti, Croce e Gentile, è una partita di famiglia. Si gioca tutti dentro lo stesso recinto, dove naturalmente l'idea di Gramsci e di Togliatti è: dentro questo recinto portiamo tutti, e degli altri è no, ma ci sono già, cosa vuoi? Ci sono già. Gentile avrebbe visto i suoi allievi diventare comunisti. Cosa, ripeto, non difficile per un Gentile, perché Gentile non aveva elaborato, come invece aveva fatto Croce, alcun criterio che gli permettesse di essere antifascista. Cioè, non aveva elaborato una filosofia della mediazione, una filosofia del progresso, una filosofia della distanza ancora, della distinzione fra politica e morale, che per Croce non coincideranno mai, anche se asintoticamente si avvicina. Gentile non piace a Croce. Non mi piace tanto perché è lontano, cioè il suo modo di fare filosofia è lontano dal senso comune. Siamo sempre nel quaderno 10 e anche nel quaderno 11 nel caso di Gentile. Il suo modo di fare filosofia è lontano dal senso comune e dal buon senso, cioè non ci si capisce niente di primo appunto, mentre Croce ha uno stile filosofico, oltre che letterario, rispettoso del buon senso, che è vero, l'aveva detto anche Giolitti, dice,
finalmente un filosofo con un po' di buon senso, dice il giorno di croce. Gentile è dipendente da croce, dice Gramsci, e il suo detto fine di clinico ha ragione. Croce pubblica prima di Gentile. Croce si serve di Gentile per rafforzare il neoidealismo dal punto di vista tecnico, cioè della storia della filosofia. Cioè, Gentile, la filosofia la conosceva più la Croce, che era in fondo un dilettante, nel senso alto del termine, e che non dimenticate mai, comincia la sua carriera come erudito locale e poi fa il salto, diventa filosofo sull'estetica. E diventa, quando lo chiamano a Londra nel 1930, lo chiamano a Londra a parlare al Congresso Internazionale di Filosofia nella sezione di estetica. Poi Gentile non piace per un motivo, perché Gentile è troppo immediato. Con Gentile ti mangi tutto. L'atto è precisamente il venir meno di qualsivoglia differenza non solo fra le forme dello spirito, ma fra soggetto e oggetto. Esiste soltanto l'atto filosofico, grazie al quale l'atto del pensiero, pensante, consapevole di sé, grazie al quale il filosofo è un punto nel quale punto è concentrato tutto il sapere e tutto l'agire della storia. Non c'è niente, se sei filosofo radicale ammetterai che non c'è niente fuori del tuo filosofare, scompare il mondo esterno. Non è neanche una filosofia della coscienza, perché la coscienza è ancora mediazione fra stati psichici, no. È filosofia in cui il discorrere, la mediazione, la discorsività del pensiero sono contratte e condensate in un punto. Ogni atto di pensiero è la creazione di un mondo, è un Big Bang. E basta. Il pensiero si mangia le differenze e dunque non c'è bisogno di una filosofia né di un sapere in ogni senso delle istituzioni, non c'è bisogno di un sapere giuridico, non c'è bisogno di un sapere storico. Questi saperi, quando passano nelle mani dei filosofi, questi saperi perdono la loro parzialità, la loro astrattezza, la loro settorialità, e diventano non pezzi di filosofia, perché la filosofia non ha parti, diventano atto puro del pensiero. Quando io penso, tutto il pensato sta dentro di me. Questo atto non ha un prima o un dopo, è la cosa in sé trasformata in pensiero in sé. Voi direte, perché si è indotto così questo? Semplicemente abbreviato quello che Hegel o Croce distendono nella storia, il progresso, la fatica dell'umanità, se alla fine si deve arrivare al razionale ideale, se ci arrivi ci puoi arrivare a pezzi, vuol dire che era già possibile all'inizio. Allora mi spieghi questa storia, questo progresso, questo farsi, questa fatica, dove sono? Sono soltanto da un punto di vista empirico, non filosofico. Dal punto di vista filosofico non c'è storia, non c'è progresso, è già tutto presente. Dopo che abbiamo operato tutte le critiche, abbiamo fatto fuori il razionalismo, il tomismo, le metafisiche di tutti i tipi, gli scienziati che non capiscono niente, eccetera, eccetera, abbiamo capito che la filosofia è
punto. E non c'è altro che l'atto dell'affermazione della filosofia. Il soggetto e l'oggetto si fondono, sono la stessa cosa. Perché dire che questo succederà fra mille anni? Se succede fra mille anni, vuol dire che può già succedere. Non si costruisce l'universale a pezzetti. Finché pensi in termini di universale, beh, allora vuol dire che l'universale c'è già. Se c'è già, la sua determinazione filosofica pura non è aspettare che si sveli, basta. Se già svelato, metti con egli, con me, basta. Voi direte, beh, cosa serve questo? A un mucchio di cose serve. Ci fai un mucchio di cose questa cosa. Ci fai. Tanto sei all'altezza della filosofia, della più importante filosofia europea. Questa è a tutti gli effetti una filosofia dell'immediatezza assoluta, che mancava un attimo e diventava Heidegger. Cosa mancava? Mancava il coscienza, cioè qui non c'è nemmeno la coscienza, qui c'è soltanto la teoria. La filosofia è solo filosofia teoretica e atto quello che pensa se stesso. Poi ci fai polemica durissima contro tutto il mondo e poi ci fai che sei capace di prendere ogni problema e di risolverlo. Allora, a questo punto i critici dicono, certo, un gioco di parole. E Gramsci è un critico. E dice che, per l'appunto, tutta la filosofia politica di Gentile, che si sottrae alla prova storica, si sottrae, non ne può sentire parlare, o ricostruisce la storia soltanto sulla base della storia filosofica degli spiritualisti, cioè Gioberti come Hegel, questa filosofia politica ha il nome banalissimo di opportunismo. Cioè, con uno strumento del genere in mano, tu puoi giustificare tutto. Che vuol dire? Beh, è la lotta contro. È il filosofo contro l'intellettuale, è Platone contro il sofista. Intellettuali portatori di dubbi, di critica, di punti di vista, come si permette? Quando la verità c'è già. Attenzione, non come massiccia presenza dell'essere, ma come puntuale, devastante presenza dell'atto filosofico. C'è già. Questi intellettuali mezzo giornalisti, cosa vogliono? È una filosofia che, voi capite, non si degna di dialogare. Se è immediatezza, dialoga. Se dialoga ha soltanto l'impulso a assorbirti. Quello che dici tu è sbagliato, poverino, tu non puoi capirlo. Sì, c'è un posto nel mio sistema, al centesimo livello più basso, sì, c'è in effetti. La tua posizione. Se dai il potere a uno così, cosa fa? Da una parte quello che vuole, dall'altra non fa niente. Perché? Ecco. Perché va dietro a quelli che fanno e dice che hanno fatto bene. Oppure, davanti ai problemi storici o politici, dice, ma è un falso problema. È già risolto. Il fatto stesso che vi facciate la guerra vuol dire che potete vivere in pace.
Allora i due si scocciano e dicono: no, guarda, noi ci facciamo davvero la guerra. Lui dice: no, davvero non fate la guerra, la fate a un livello inferiore, ma a livello filosofico non la fate. Questo è da una parte seccante, dall'altra estremamente, astutamente, forse no, io sono propenso a pensare che il Gentile fosse un uomo onesto che veramente non capiva, che non capiva che ci sono, a un certo punto ti devi fermare perché le alternative ci sono. È chiaro che invece per lui non c'è mai l'alternativa, perché riesce sempre a unificare con l'atto puro del pensiero ciò che nella volgare empiria è separato. Se io posso pensare il fascismo e il comunismo, allora stanno insieme. È colpa loro che non capiscono se si fanno da loro. Il mio compito di filosofo è di dire che invece non deve. È inessenziale questo farsi la guerra, che comunque è una brutta cosa farsi la guerra, perché se si fa. Voi capite che a un certo punto questo vuol dire stare dalla parte del più forte. Probabilmente senza capire quello che stai facendo. O, come diceva Gramsci di Croce, che capisce benissimo, è che è latifondista. Ma questo non era latifondista, questo campava col suo stipendio e con i soldi che faceva con la casa editrice Sansone. Che era suo. Niente di paragonabile. No, qui c'è proprio una cosa curiosa che è capitata anche a Heidegger, che ripeto aveva una strumentazione filosofica tutta diversa. Alla fine, quando diventi il filosofo dell'immediatezza, perdi la capacità del dialogo e, come diceva Hannah Arendt di Heidegger, è come una volpe che si è scavata una tana bellissima dove nessuno non potrà mai stanare. Sì, però c'è rimasto dentro anche lui e non riesce più a vedere. A un certo punto è un pensiero ossessivo che pensa a se stesso e si mangia tutto il mondo finché qualcuno del vasto mondo non si scoccia. A lui è andata male che gli ha sparato Heidegger, insomma, qualche rischio l'ha corso. E allora ecco, voi capite questa filosofia della immediatezza, quanto mentre la filosofia della immediatezza, che diventa mediazione morale e storica di Croce, irrita Gramsci perché vi vede un tentativo di mangiarsi il marxismo. Qui non c'è irritazione, qui c'è rabbia. Il quaderno 1 ci dice che quella di Gentile, la filosofia politica della azione, che sembrerebbe una cosa molto in sintonia con Gramsci, con Sorel, con la parte sorelliana di Gramsci, cioè no, questo è opportunismo ed è, o anche se volete, gladiatorismo dal prof, cioè uno che si atteggia a superuomo, eroe che combatte contro tutto il mondo, ma in realtà non sta rischiando, perché sta vivendo in un mondo di fantasia tutti i suoi, perché Croce capiva fin troppo questo, o non capisce o è proprio un segno. E voi vedete come Gramsci giochi continuamente sul pedale della mediazione e sul pedale dell'immediatezza. Croce è troppo immediato perché non pensa un partito né l'istituzione, però è troppo mediato, cioè è ancora prigioniero di una filosofia astratta che lui stesso si costruisce per uscire dalla necessità. Questo è troppo immediato, si mangia ogni connessione e ogni differenza, ogni conflitto
e ogni confluenza rilancia tutto in un atto di pensiero, il che lo rende immediato, sempre e comunque, cioè sempre al servizio di qualcuno. Non è mai capace, ecco, con croce si fa il gentile, perché si fa il gentile? Con gentile no, perché è vero, perché non è visto un borghese gentile. Gentiliano è un esagerato, è uno che lo vuol sempre sapere più lunga degli altri, ha sempre la soluzione di quelli che gli altri vedono come problemi insolubili, soluzione verbale, però c'è. È facile che uno così diventi comunista, quando era comunista in sul serio, cioè è un benaltrista.